E allora benvenga il grido: Gesù è il Signore. La dite così: Gesù è il mio Signore. E adesso chiediamo al Signore la liberazione e la purificazione. Chiediamo innanzitutto a Gesù liberatore. Siamo nel Tempio di Gesù liberatore. Chiediamo la liberazione delle scorie, del peccato, dell'uomo vecchio. Ecco, c'è la liberazione morale, perché il peccato ci domina, il peccato ci asservisce, ci schiavizza, ci lega, e non c'è peggiore legatura del peccato. Non basta confessarsi. Sì, con la confessione può essere rimessa la colpa, ma se no, noi non ci emendiamo, se non rinunziamo fortemente al peccato, se non facciamo intervenire la potenza liberatrice di Cristo invocandola, restano dei legami al peccato. Ecco le ricadute, le facili ricadute, perché siamo ancora legati. Chiediamo al Signore allora la liberazione dai legami morali, dai legami che ci impediscono di vivere sempre in grazia di Dio o di vivere pienamente nella grazia del Signore, dai legami che ci impediscono la libertà interiore. Diciamo così al Signore: liberami, Signore. Scioglimi, o Signore. Poi chiediamo la liberazione dai legami psicologici, dalle tante paure che abbiamo, dalle angosce, dalle ansie, dai complessi. Tante volte siamo schiavi dei nostri complessi. Complessi di inferiorità, complessi di superiorità. Siamo schiavi delle tante paure: paura della morte, paura delle malattie. Alle volte queste paure diventano psicosi, cioè paura di sporcarsi, paura di cadere, paura della gente. Agorafobia o claustrofobia, e abbiamo la vita penosa, ci rendiamo penosa la nostra vita noi stessi, la rendiamo penosa agli altri che ci stanno vicini. Il Signore deve liberarci con questa liberazione psicologica, deve risanare la nostra psiche, soprattutto da quei traumi che sono profondi e antichi. Traumi della nostra giovinezza, della nostra puerizia, della nostra vita uterina. Preghiamo al Signore perché compia questo risanamento interiore, questo slegamento psicologico dalle ansie, dalle angosce, dalle difficoltà, dai complessi di colpa, dai complessi molteplici che noi possiamo avere, e della morte, dalle molte paure. O Signore Gesù, diciamo, o Signore Gesù, scendi nella mia vita, attraverso l'albero della mia vita, e vieni fino nell'utero materno, dove io fui generato. Ripercorri la mia vita dalla nascita fino a questo momento, e risanami dai traumi che io ho subito
Risanalo, Signore, con il tuo amore, con la potenza del tuo braccio. Io mi affido a te. Ti metto in mano i miei ricordi penosi. Risana la mia memoria. Risana la mia immaginazione. Risana la mia sensibilità. Risanamo, Signore. E chiediamo al Signore adesso la liberazione dagli influssi del maligno. È da qualche tempo a questa parte che tante persone si sentono disturbate più del solito, più di prima. È da qualche tempo a questa parte, da quando soprattutto in televisione compariscono tanti ministri di Satana che insegnano come fare fatture, come liberarsi dal malocchio, che introducono nel mondo dell'occulto, che dentro di noi si manifestano delle paure, delle perplessità, delle ansie che aprono la strada, le porte agli influssi del maligno. Per cui tante persone si sentono disturbate personalmente, di giorno, di notte, si sentono impedite, come negate. In tante famiglie non c'è quiete, non c'è pace, c'è sempre alterco, divisioni, malintesi, senza dire che in tante case ci sono infestazioni malefiche, disturbi materiali. Tutta la nostra vita è disturbata. E allora dobbiamo pregare il buon Dio che ci liberi dagli influssi del maligno, il quale ci tenta, ci seduce, ci percuote, ci flagella, ci perseguita, crea dissensi, malumori, ci mette in urto gli uni con gli altri, ci procura rovesci di fortuna, ci impedisce il lavoro, rovina le attività nostre e tante volte ci infesta con pensieri, sentimenti di ostilità, di proclività al male, oppure serpeggia dentro di noi. Dobbiamo chiedere a Gesù la liberazione. Lui è liberatore. Dobbiamo da una parte accostarci ai sacramenti, che sono sicurezza per noi. Non andare mai da maghi, non andare mai da coloro che fanno preghiere e di cui non sappiamo l'origine. Non salire scale proibite. L'unica scala è quella della Chiesa, i gradini della Chiesa, i gradini di casa nostra. Invochiamo il Signore e Lui ci verrà incontro. Chiediamo i sacramenti, chiediamo i sacramentali, chiediamo le preghiere liturgiche, le preghiere e le benedizioni che la Santa Madre Chiesa ci dà in abbondanza, ma non frequentiamo lo straniero o i ministri dello straniero per essere liberati dallo straniero. È un'illusione che lo straniero vada contro di sé, come dice Gesù nella Scrittura. E allora ricorriamo a Dio e chiediamo questa mattina al Signore la liberazione da questi molteplici disturbi del maligno, siano quelli piccoli, siano quelli gravi. Oh Gesù liberatore, liberaci, scendi nelle nostre famiglie e liberaci. Scendi nelle nostre vite e liberaci. E adesso cantiamo il canto della liberazione. Corina.
con forza, con forza. Pietà, pietà di me, o Dio, in te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Manda dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua è spada affilata. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa ed essi vi sono caduti. Salve il mio cuore, Dio, salve il mio cuore. Voglio cantare a te, voglio inneggiare. Svegliato mio cuore, svegliati arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti roderò tra i popoli, o Signore, a te canterò inni fra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Alleluia. Alleluia. Ecco, ringraziamo il Signore perché il Signore è qui in mezzo a noi. Noi lo abbiamo invocato ed egli si è reso presente. Gesù è qui in mezzo a noi, liberatore potente. O Gesù liberatore, liberaci questa mattina. O Gesù liberatore, sii per noi liberatore potente. O Gesù risanatore delle menti e dei cuori, delle anime e dei corpi, risanaci da tutte le nostre infermità. E noi canteremo a te inni di ringraziamento. Gloria alla sombra, Dio Signore mio rifugio,
mia roccia in cui confido. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, ti da lui non distogliermi più. Del mondo tu vedi svanire e una luce di gloria apparire. Apri il tuo cuore a Gesù.